la quinta puntata live di X Factor 2018, dedicata agli inediti, è stata vista su Sky 1 da quasi 1.200.000 spettatori medi. Ancora in crescita i voti pervenuti alla X Factor Arena 5.200.000, che hanno fatto registrare una crescita del 46% rispetto al 2017. Cosa è successo in 4 minuti? Gli ascolti del quinto live sono stati 1.195.176, gli spettatori della quinta puntata di X Factor 2018, 2.219.416 quelli unici. Nel corso della messa in onda, Sky 1 è stato il settimo canale nazionale sul totale individui con una share del 4,9% e il quarto canale tra il pubblico da 15 a 54 anni con il 7,75% di share, oltre che il canale più visto della piattaforma. Il picco di share è stato del 6,6% ed è stato registrato alle 23,35 al termine del tilt che ha sancito l'eliminazione di Renza Castelli, concorrente della squadra di Fedez. Il picco di spettatori, invece, è stato registrato alle 22,20 con 1.272.206 spettatori al momento del verdetto della prima manche di gara. Considerando poi i 7 giorni, la quarta puntata live di X Factor è stata vista nel complesso su Sky da 2.020.000 spettatori medi. Se si aggiungono anche gli spettatori di TV8, il totale arriva a 2.070.000 spettatori medi. Positivi anche i numeri della quinta puntata live dello Stra Factor, condotto da Daniela Colù, con la giuria composta da Elio, Pupo e Dark Polo Gang, in onda da mezzanotte su Sky 1. Lo show è stato visto in media da 349.961 spettatori, in crescita del più 7% rispetto alla scorsa settimana. Voti e social in crescita hanno fatto registrare ancora un incremento. I voti pervenuti alla X Factor Arena per la quinta puntata live sono stati quasi 5.200.000, il 46% in più rispetto alla quinta puntata live del 2017. Dati in crescita anche sui social network per XF12, che anche ieri è stato il programma TV più commentato della giornata con 851.600 interazioni complessive più 24% rispetto alla scorsa settimana e con l'81% delle interazioni generate su Instagram. La quinta puntata live è per il momento.